In città si continua con la messa a nuovo degli spazi sportivi. Questa volta ha toccato i campi da tennis attualmente gestiti dall'ASD Tennis Club di Torre Maggiore, uno spazio sportivo adiacente all'istituto comprensivo via Pietro Nenni. L'intervento di ripristino totale e funzionale dei campi da tennis è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale con un importo di 100.000 euro approvato dalla Regione Puglia. Siamo molto contenti stasera di aver inaugurato questo impianto sportivo di due campi da tennis finanziati dalla Regione Puglia e cofinanziati dal Comune di Torre Maggiore. Dare ad una comunità come questa di Torre Maggiore, come diceva prima il sindaco Emilio Di Pumpo e tutti gli altri, risorse regionali per dare contenitori sociali, fare in modo che i ragazzi e non solo i ragazzi possano fare sport e ridare vita a strutture che erano abbandonate, e per noi motivo di orgoglio. E qui a Torre Maggiore stasera lo abbiamo realizzato con fatti concreti e diamo la possibilità al tennis club di Torre Maggiore e a tanti ragazzi di poter praticare sport. E quindi una bella giornata per la nostra comunità. È stata l'occasione per premiare il campione del mondo di karate Leonardo Rosito di San Paolo di Civitate, che nella preparazione ha fatto affidamento alla palestra LAM, sita nel quartiere San Matteo Torre Maggiore, in particolare a Michele e Antonio Lutanno. Ciao, buonasera, sono Leonardo Rosito, l'attuale campione del mondo dell'FSHA. Ho vinto l'ultimo mondiale in Kazakistan, classificandomi primo al combattimento e primo al kata. Niente, sono onorato per essere stato presente e invitato a questa manifestazione organizzata dal Comune di Torre Maggiore nella qualità del sindaco Di Pumpo e dall'assessore allo sport Ilenia Coppola. E che dire, ragazzi, fate sport perché lo sport vi aiuta a migliorare il vostro essere, ad affrontare le problematiche di tutti i giorni. Prima o poi il karate, come tutti gli altri sport, finisce, causato anche dall'anzianità. Però quello che vi insegna lo sport, quindi il sacrificio, rimane per tutta la vita. Quindi grazie e in bocca al lupo a tutti.